Firenze è ancora lei la regina. Il popolo l'amava e forse la rimpiange. Non come Diana, Rosa d'Inghilterra, Elisabetta II era di più. Era il simbolo stesso del Regno Unito e delle sue tradizioni. Un comitato sta studiando il miglior modo per renderle un tributo permanente. Il progetto scelto verrà annunciato nel 2026, in occasione del centenario della nascita. Aveva traghettato il paese attraverso eventi epocali. Nella Seconda Guerra Mondiale, accanto a suo padre, e a fianco dei sudditi durante la ricostruzione, dal tramonto dell'impero britannico alla Swinging London dei Beatles, dal primo uomo sulla luna all'avvento di internet e poi la Brexit, persino la pandemia. Per il suo giubileo di platino, un traguardo che polverizzava il record della trisavola Vittoria, il governo di Boris Johnson aveva proclamato 4 giorni di festa nazionale extra. Durante i 70 anni di regno sul trono dei Windsor si sono susseguiti 15 primi ministri, 7 arcivescovi di Canterbury, 7 papi e 15 presidenti degli Stati Uniti. Già anziana, tenerla lontano dai doveri di regina era impossibile. Unico conforto dopo la morte dell'amato Filippo, il consorte Gaffer. Alle 19.31 dell'8 settembre 2022 la BBC ha annunciato al mondo intero la sua morte. Sua maestà si è spenta in pace, è morta senza rimpianti, ha rivelato il padre spirituale che era con lei nella residenza estiva nei giorni precedenti. I suoi pensieri si concentravano sulla sua fede, su suo padre e sulla bellezza di Balmoral.